In diretta Radio Sportiva in questo lunedì 27 di gennaio, tra poco diamo la parola ai nostri ascoltatori dalle 20 nel microfono aperto, vi ricordiamo 334-773-0020 per prenotarsi e parlare con i nostri opinionisti. Ora vogliamo tornare sulla morte di Kobe Bryant, la notizia che ieri sera ha sconvolto il mondo del basket, dello sport e non soltanto a livello planetario, perché si parla davvero di un'icona dei nostri anni che se n'è andata in maniera tragica. Sì, una notizia che ci ha sconvolto nella serata di ieri, che abbiamo continuato a raccontare oggi anche con interventi al nostro microfono per raccontare Kobe Bryant, anche Kobe Bryant molto piccolo, che è vissuto per tanti anni in Italia col padre Joe Bryant, che era cestista, giocatore di tante squadre del nostro campionato. Noi ci colleghiamo con gli Stati Uniti, ringrazio Zeno Pisani della Gazzetta dello Sport che ha accettato il nostro invito. Buonasera Zeno e benvenuto. Buongiorno da Los Angeles. E Los Angeles che chiaramente si è risvegliata ancora più triste, se possibile, la giornata di ieri. C'è un continuo pellegrinaggio al palazzetto dei Lakers, allo Staples Center, da parte dei tifosi che hanno praticamente subito, spontaneamente, appresa la notizia di sera, iniziato un lungo memoriale. Ripartiamo da qui, Zen. È una situazione reale, sono due giorni reali. Prima di tutto questa nebbia che a Los Angeles raramente abbiamo. Ieri mattina c'era questa nebbia che avvolgeva le colline, che a questo punto sembra sia stata la causa, se non la principale causa, una delle cause della disgrazia. E poi Los Angeles respirava Kobe Bryant. Kobe era il re di Los Angeles. È difficile spiegare, lo continuo a ripetere, per gente che non vive a Los Angeles, cosa abbia rappresentato, cos'era Kobe per Los Angeles. Nessuno sportivo, in una città veramente particolare e va vissuta tanto per essere capita, nessuno sportivo, dicevo, è riuscito mai ad abbracciare tutti come Kobe. Andare allo Staples era una sorta di rito pagano, la gente andava per vedere Kobe, chi non seguiva basket sapeva chi era Kobe. Kobe era in tutte le case di qualsiasi Los Angelino, ognuno aveva un suo ricordo, una memoria da dividere. Magic Johnson era stato a quel livello, sì, ma in un'era senza social media ovviamente l'impatto era minore, era più settoriale la pallacanestro. Kobe abbracciava chiunque, eri tutta Los Angeles, credo, ognuno a Los Angeles piangeva, gente, tifosi di pallacanestro, gente che della pallacanestro non interessava niente, perché Kobe era ed è il re e l'anima di questa città. Eh sì, Zeno, è una notizia poi da Los Angeles, si è fermato un po' tutto il mondo sportivi, non soltanto, perché insomma l'immagine, il personaggio Kobe Bryant era comunque qualcosa che andava al di là dello sport. Los Angeles, i Lakers, i grandi trionfi, no? I tre anelli consecutivi, un'epopea leggendaria dal punto di vista sportivo, però come dicevi anche un personaggio molto forte dal punto di vista umano. Ecco, come potrà ripartire secondo te anche lo sport losangelino, il basket in particolare, e la città della quale appunto lui era il simbolo? È difficile rialzarsi da una cosa del genere, perché Kobe comunque era molto presente, adesso indipendentemente, come io ho avuto modo già di raccontare, io con Kobe condivideva un'amicizia, sì, di 20 anni qui dell'Italia, avevamo in comune tante cose, quindi io conosco un Kobe fuori dal campo, che l'immagine, ho immagini di 20 anni che mi rimbalzano in testa. Il Kobe pubblico era una persona che aveva un sorriso sempre per tutti, era un'immagine forte, era l'eroe indiscutibile che tutti ammiravano, l'eroe che ha portato i Lakers ai 5 titoli. In una corsa incredibile fatta di emozioni, prima con Shaq, poi il divorzio, la rinascita, la rottura del tendine d'Achille, il momento più buio che è stato il momento quando è stato accusato di stupro, il ritorno in campo,
l'ultima partita dei 60 punti, un roller coaster di emozioni che solo i più grandi possono regalare. E la cosa che mi ha fatto più impressione è vedere questo dolore generale nel mondo, gente che non è mai stata in America, gente che non ha mai visto giocare Kobe dal vivo un secondo, piangere davanti a uno schermo perché è stato raggiunto da una notizia che ha toccato tutti, perché Kobe era uno di quegli sportivi che travalicano lo sport. Possiamo parlare di un personaggio pubblico. Lo sport era una cosa secondaria, tutti sapevano chi era Kobe Bryant nel mondo, e questo indipendentemente per chi amava il basket o no, questa è una perdita devastante, resa ancora più pesante dalla morte con lui di Gigi, di Gianna, della seconda figlia. Zeno Pisani, davvero grazie per essere stato con noi, ci sentiamo presto su Sportiva e un abbraccio, a presto. Un piacere, buongiorno.